Siamo al passo e direi anzi alla testa delle regioni a statuto ordinario. Siamo i primi ad avere come giunta regionale portato un testo all'approvazione del Consiglio, il che darà almeno un mese di tempo all'Aula per poter esaminare il testo nella sua compiutezza, poter confrontare attraverso le audizioni con tutti i soggetti interessati per dare una risposta a un problema di non facile soluzione, perché i limiti imposti e gli obiettivi che ci dà l'Europa e il governo nazionale sono ambiziosi, ma nel frattempo anche con dei paletti molto stretti, cioè dobbiamo realizzare 2 gigawatt di energie rinnovabili entro una certa data, in poco tempo. Nel frattempo però le aree agricole, in virtù della legge approvata dal ministro Lollobrigida, sono escluse, le aree di pregio, insomma l'elenco delle aree non idonee è molto ampio, e l'Abruzzo, che è caratterizzato da una forte presenza di agricoltura di qualità, di parchi, di riserve, di centri storici e così via, ha delle maglie molto strette. Il tavolo tecnico che si è riunito ha indicato nella bozza delle soluzioni che facciano sintesi e trovino la soluzione al problema. Io credo con molto equilibrio, tutto naturalmente può essere migliorato e arricchito dal confronto in aula, sia diciamo, dal contributo che daranno i consiglieri di maggioranza e di opposizione, sia attraverso le audizioni, quello che le associazioni professionali di categoria ambientaliste potranno suggerire per migliorare questo testo. L'importante è che l'Abruzzo possa presto dotarsi di una legge che consenta agli operatori di avere un quadro di certezza attraverso il quale garantire gli investimenti per poter fare gli impianti, poter realizzare gli impianti nel rispetto della natura, dei valori ambientali e dell'agricoltura di pregio del nostro territorio, raggiungendo però l'obiettivo di fare una transizione ecologica che porti alla fuoriuscita dalle energie e dai combustibili fossili nel più breve tempo possibile e con il migliore risultato possibile. Forum H2O parlava di un grande bluff, di un blitz, ma in realtà. Ma io non so dove abbia letto il blitz. Io ho consigliato e consiglio al forum e a chiunque altro di essere un po' più prudente e meno saccente. Si insultano i tecnici che hanno scritto queste norme come se fossero degli incompetenti. Abbiamo fatto un tavolo che ha coinvolto almeno una dozzina di soggetti diversi, di tecnici qualificati che fanno questo di mestiere e che lo fanno nell'interesse pubblico, perché sono pagati dalla Regione Abruzzo. Non abbiamo affidato a soggetti esterni o a oscuri studi professionali che magari obbediscono ad interessi privati la redazione di questo testo, che per carità, ripeto, è perfezionabile. Vediamo se le obiezioni di qualcuno saranno fondate o meno. Intanto è totalmente infondato il tema del blitz. E di quale blitz parliamo? Non c'è nessuna proposta all'ordine del giorno domani in Consiglio regionale, non so dove lo abbiano letto. È gente che solitamente si documenta molto e ti seppellisce di documentazione, dovrebbe prima leggere gli atti, perché all'ordine del giorno del Consiglio regionale non c'è questa legge che è stata approvata pochi giorni fa dalla Giunta, semmai è all'ordine del giorno della Commissione, con all'ordine del giorno esattamente l'indicazione ai commissari di fare l'elenco dei soggetti da ascoltare. Quindi il percorso è trasparente, non c'è alcun blitz, anzi il fatto che la Giunta ha in maniera, diciamo, tempestiva, prima di tutte le altre regioni, portato già all'approvazione del Consiglio regionale questo testo, consente al percorso democratico e trasparente della Commissione e dell'Aula di avere tutto il tempo necessario per approfondirlo, perché la scadenza era al 2 gennaio. Se avessimo portato questa norma al 20 dicembre, capite bene che ci sarebbe stato davvero una strozzatura del dibattito. Peraltro, siccome c'è una causa in corso e il Ministero ci ha rassicurato sul fatto che il 3 gennaio adotteranno poteri sostitutivi nel caso in cui non l'avessimo approvata già il 2 gennaio, vuol dire che nel mese di gennaio, prima di questa causa che si svolgerà ai primi di febbraio, abbiamo ancora, se mai fosse necessario, insomma se non fosse matura la discussione in Consiglio già alla fine dell'anno, comunque prendersi qualche settimana a gennaio garantirà un ulteriore spazio di discussione e di approfondimento. Quindi io credo che la norma sia stata fatta bene, risolvendo un problema di non facile soluzione, perché, ripeto, i paletti imposti dalle normative comunitarie, nazionali e dalle leggi recenti e anche dalla legge urbanistica
regionale che viene ampiamente rispettata. Noi abbiamo su, diciamo, una serie di elementi di pregio e di tutela ambientale inserito nella nostra norma regionale, semmai qualche elemento in più di tutela, non in meno rispetto a quella nazionale. Siamo stati semmai più prudenti e dato misure e parametri più restrittivi e non più permissivi, raggiungendo però lo scopo di indicare un numero sufficiente di aree su cui realizzare gli impianti di energia rinnovabile che possano cumulare quei gigawatt che ci vengono richiesti dal governo e dall'Europa.